Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Sul blog di oggi, di sabato, su Tag Medicina, abbiamo parlato di quelle che sono le vie di somministrazione del testosterone. Si affronta un argomento dibattuto, forse anche semplice, ma nello stesso tempo un po' complesso da attuare. L'uomo in TRT, quindi in terapia ormonale sostitutiva, ha la necessità di somministrarsi testosterone. Sappiamo quanto il testosterone, essendo un ormone, ha la necessità di essere somministrato, io direi quotidianamente, come può essere l'insulina, come possono essere gli ormoni sostitutivi della tiroide, per fare un esempio. Nelle terapie invece che vengono proposte, specialmente nei protocolli italiani, la terapia è di una fiala ogni 2 ogni 3 settimane. Al di là di una discussione enorme che potrebbe essere fatta su questo approccio così molto pratico, ma assolutamente non confacente alle necessità del nostro organismo. E tornando nel dettaglio, ecco la difficoltà che spesso ha l'uomo nel somministrarsi in maniera rispettosa dei ritmi circadiani degli ormoni la terapia stessa. Una fiala intramuscolo ogni 2 settimane, una fiala intramuscolo ogni settimana è sempre comunque un qualcosa che va al di fuori del normale ciclo del nostro corpo. Allora, ecco che un'interessante somministrazione proposta sono stati i gel, le creme, i sublinguali bioidentici, le terapie orali, ma chiaramente sotto alcuni aspetti talvolta non possiamo sfuggire dall'utilizzo del testosterone sintetico. In America stanno in avanti, è inutile dirlo, quindi già da tempo, ad esempio, propongono una somministrazione anche quotidiana con ago da insulina, ad esempio nel deltoide, somministrando quindi quella micro quantità che fa raggiungere poi sommata quotidianamente la quantità settimanale di cui abbiamo bisogno. Facciamo ad esempio 125 mg a settimana di testosterone enantato. E la novità, insomma, quello che mi ha spinto a scrivere l'articolo, anche se già nel 2018 ne avevo accennato, hanno autorizzato in America, la FDA, la possibilità di usare un autoiniettore per la autosomministrazione di testosterone enantato che viene iniettato sottocutaneo, quindi una somministrazione facile, quotidiana, come si fa ad esempio con l'insulina. Lo studio ha dimostrato come già in 6 settimane vi erano il raggiungimento del target di ottimi livelli di testosterone, che sono quelli che ci permettono di vivere con dignità anche a noi uomini in ipogonadismo, e nello stesso tempo chiaramente ci sono state dettate delle linee ben precise dove un aumento dell'ematocrito a oltre 54 o la presenza di malattie tumorali, quale ad esempio quella prostatica, hanno chiaramente indotto la sospensione della terapia. E chiaramente il fine, la finalità è terapeutica e non chiaramente quella di creare problemi al nostro corpo. Interessantissima questa formula di somministrazione, spero che arrivi anche presto in Italia in modo da poter dosare in maniera regolare e quotidiana la quantità di testosterone utile a ogni soggetto in trattamento, così chiamata TRT, terapia di rimpiazzo del testosterone. Con questo vi saluto e auguro a tutti una buonissima giornata.